Buongiorno, vi sono in questo nuovo video dove vi farò dei segreti degli adolescenti. Ovviamente prenderemo su in segreto. E vi aspettavate un video sugli adolescenti? Ebbene, assolutamente no. Uomo di 20 anni. Quando ero adolescente mi toccavo con davanti il gatto in modo che fosse lui a pulirmi. Ma come vengono in mente alla gente certe cose? Certo che gli adolescenti sono proprio strani. Siamo proprio strani, eh. Cioè, ma povero gatto, ma poi scusa, ma la lingua ruvida non dava fastidio? Perché io sto cercando di trovare un senso a questo segreto? Come fai? No, andiamo avanti, per piacere, andiamo avanti. Da adolescente mi sono fatto un piercing, e vabbè. E per non farlo scoprire ai miei genitori mi sono messo un cerotto. Ciao mamma, sono qui per dirti che semplicemente ero a scuola e praticamente la penna è esplosa e il coso mi è finito qui sul naso, quindi ho un cerotto, non è che non mi sono assolutamente fatto un piercing, certo che no. Uomo di 14 anni, allora, questo segreto potrebbe essere dannoso per tutti, quindi ascoltatelo solo se siete delle persone non deboli di stomaco, ok? Ok, io lo leggo, eh. Anche se sono un adolescente, mi cago nelle mutande, quasi sempre mi pulisco le mutande da solo a mani nude. Questo è il momento in cui speri che il segreto sia una cosa falsa, perché ragazzi, se questa cosa è vera, io non voglio più parlare con le persone, no, voglio rimanere da solo per sempre, no. Il prossimo segreto è un segreto che riguarda un po' tutti i golosi, quelli tipo ciacco. Allora, leggiamo. Non c'è una gioia più bella per un adolescente del trovare la credenza piena di cioccolatini e dolciumi di tutti i tipi. Non per abbuffarsi, ma per entrare in cucina con una gioia in più. Ma io penso che se le credenze fossero piene di soldi, sarei molto più contento che se fossero piene di cioccolatini. Però vabbè, dai, ci accontentiamo anche dei dolci. Quello che stiamo per leggere adesso è un incesto, non tra piante ma tra persone. Leggiamo. Ieri ho fatto sesso con mio fratello nell'ufficio di mio padre. È stato fantastico, a 25 cm di pura goduria. Lo so, non si dovrebbe fare, ma io sono un adolescente. Ma che cazzo vuol dire? Allora ragazzi, tutte le cose che non si devono fare quando si è adolescenti si devono fare perché si è adolescenti. Quindi è vietato buttarsi dal balcone, se no muori. Buttati dal balcone perché sei un adolescente. La morte, visto che la morte di un adolescente non ti fa morire ma ti continua a far vivere. Giusto? No, penso che sia estremizzato troppo. Quando ero adolescente, i miei coetanei mi davano del gay per offendermi e denigrarmi. Poi andai all'università e migliorai il mio aspetto fisico. Ho perso la virginità a 24 anni con una gran figa, ma lei non lo seppe mai che ero vergine. Stetti insieme a lei per 3 anni circa. Dall'età di 30 anni sono finalmente gay. Nel weekend faccio anche l'esco. Ma tutte io le trovo queste cose. Ma che è? La storia triste di un uomo. È un libro, è un film questa storia. No, ma la cosa bella è faccio anche l'escort. Questa è una storia molto divertente. E tratta sempre gli animali. Sono stati abbastanza presenti in questa puntata. In realtà per niente, però vabbè. Sono sudafricana e da adolescente sono stata aggredita da uno struzzo che mi beccava violentemente. Ero sola in pericolo di vita. Sono riuscita a stringere le mani attorno al suo collo e con uno sporco spaventoso, per fortuna sono una donna atletica, durato 2-3 minuti, l'ho fatto stramazzare a terra. Credevo fosse morto, invece dopo un po' si è ripreso ed è andato via. Povera ragazza, io non lo so cosa avrei fatto se uno struzzo mi stesse beccando. Io penso che sarei morto lì, stecchito, mi avrebbero ritrovato. Io non avrei avuto questa fermezza di spirito da prendere lo struzzo e fare "Ah, muori!" No, non ce l'avrei proprio fatta. Allora, voi sapete che su Instagram si può commentare, bene. Questa ragazza gli ha detto che sua madre russava e qualcuno gli ha dato un consiglio su come farla smettere. Leggiamo. Ho seguito il consiglio di una ragazza che ha commentato il fatto che mia mamma sta russando. Mi ha detto di tagliarmi un capello e di strofinarlo sul naso. E così ho fatto. E girate, mi ha detto: "Che cazzo fai, Ilaria?" Una ragazza su Insegreto mi ha detto che per farti smettere di russare dovevo provare a fare così. Lei mi guarda e dice: "Vai a scrivere stronzate su Facebook, come fai a mio adolescente." Ma come si fa a pensare che se uno si stacca un capello e va su quella persona e fa Ehi, smetti di russare, lei smetta di russare, me lo spiegate, no? Perché io non l'ho capito. Questo segreto lo metto solo perché non ho capito che cosa vuol dire in italiano quello che c'è scritto. Da adolescente schiosavo i lenzuoli a casa dei nonni tutte le volte che andavo. Mia nonna si lamentava quando la mattina rifaceva i letti. Che vuol dire schiosavo?
Nel senso che metteva in disordine. Che vuol dire schiocciare? Per piacere, scrivetelo nei commenti che sapete che significa, perché io non lo so. Questo invece è un commento che ci fa riflettere, perché quello che guardiamo in televisione non è in realtà quello che succede realmente nella vita reale. Vediamo cosa dice questa ragazza. E poi quando diventi adolescente ti rendi conto che non è così facile come pensavi. Non ci sono ragazzi bellissimi che si mettono con te solo perché sei nuova. Non ci sono quelle migliori amiche che ti difendono dai bulli. Non c'è nessuno ad aiutarti. Non sei abbastanza popolare per importare a qualcuno. Sei solo un fantasma che cammina senza essere vista nel corridoio della scuola. E io sono contentissimo di non essere visto dalle persone, perché ogni volta che succede qualcosa, chi viene chiamato, a chi vengono fatte le domande, sono sempre io. Ad esempio, non eravamo nel corridoio della scuola, ma eravamo a Salerno. C'è questo tizio che si viene e fa: "Ma che sta qua?" C'era tutta la classe, la scuola, in questa piazza perché stavamo aspettando il professore, no? E lei cosa fa? "Che sta qua?" "Niente," rispondiamo, eravamo in tre. E quello fa: "No, ma che sta qua? Cosa sta succedendo?" "Ah, ma perché la gente non sa spiegarsi quando parla? Io non l'ho capita sta cosa." Comunque, io preferisco essere invisibile. Ragazza, sappi che essere invisibile è super importante a questo mondo. Passiamo all'ultimo segreto, che in realtà parla di un adolescente. Non è l'adolescente stesso che scrive. "Chi pulisce più di Chantecler? Io ogni fottuta estate che devo badare da sola a mio fratello adolescente." E che è sto fratello adolescente? Madonna, ma che cos'è? Una tromba d'aria dove passa lui tutto sporco, pieno di sabbia, tutto buttato per l'aria. Cos'è sto fratello? Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete, attivate la campanella. E se volete magari sapere i segreti di un altro segmento della nostra società, scrivetelo qui sotto nei commenti, che io ricercherò e magari farò un altro video. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci!